Un lungo in preparazione di una maratona, una scarpa da testare, un premio che effettivamente sono riuscito ad ottenere grazie soprattutto alla mia caparbietà. Questi sono gli ingredienti della White Marble Marathon, ma come al solito per capirlo partiamo dall'inizio. Sono arrivato finalmente a Marina di Carrara per ritirare il pettorale della White Marble Marathon. Domani farò l'ultimo lungo prima della mia vera maratona. Adesso vediamo velocemente se riuscirò a ritirare il pettorale rapidamente e prendere magari qualche informazione sulla gara di domani e poi vediamo un attimo come andare all'hotel. Siamo a metà febbraio ma fa un caldo pazzesco, sono comunque all'Expo, adesso vediamo cosa fare. Diciamo che qui è tutto molto più spartano rispetto alle gare a cui sono abituato e spero che non mi riconosca nessuno e comunque adesso vado veramente a ritirare il pettorale. Buongiorno. Là in fondo? Grazie. Small world. Ciao Federico, tutto bene? Tutto bene, grazie. Tu Massi? Come va a Perran? Beh, a Perran è un'avventura incredibile. Sono contento che siamo in una situazione come questa, una gara con quattro distanze, FIDAL, con atleti anche di un certo livello che vengono a sgambettare da queste parti. Ormai siamo da anni che collaboriamo sia per la raccolta delle iscrizioni, raccolta dei pagamenti, per la promozione e quindi siamo molto contenti di essere qua. Vado a ritirare la maglietta, dai. Grazie. La taglia? Small. Grazie mille. Ho visto che ci sono comunque quattro gare, il percorso è molto interessante perché è tutto sul lungomare, quindi spero di correre con qualcuno domani, almeno per i primi 30 km, c'è la 10, c'è la 21, c'è la 30 e poi c'è la maratona. Ciao, tutto bene? Sì, benissimo, grazie. Cosa mi puoi dare? Allora, abbiamo banane fresche, dole, cappellini o palloni gonfi al sedile, come questo. Io ho la figlia di 13 anni, cosa le diamo? La banana? No, il cappellino. Eccolo qui. Bella lavagna. Prego. Grazie mille. Mi hanno dato il pettorale 229, non so se sia di buon auspicio per domani, non so nemmeno se in realtà voglia correre così forte, però domani mattina lo decidiamo e comunque adesso vado in hotel. Sono andato in un hotel suggerito dall'organizzazione, mi sembra molto efficiente, ho verificato che ci fosse la possibilità di utilizzare il microonde e poi più tardi vi mostro cosa mangio. Mi sono fatto scaldare il riso con la soia vegana e adesso vediamo se riusciamo a mangiarla. Aspetteremo comunque domani per mangiare molto meglio e ho prenotato un ristorante carinissimo che vi farò vedere, però adesso vado a mangiare poi un attimo di stretching e poi ci vediamo domani mattina. Domenica mattina sono le 8:10, sto andando alla partenza della maratona, devo prima consegnare la borsa. La sensazione è che la temperatura sia fantastica per una gara di questo tipo e comunque spero che non si alzi più di tanto. Fa già caldino, però adesso magari facciamo anche un piccolo riscaldamento. Devo anche mostrare che scarpe utilizzerò in gara oggi. Diciamo che non c'è tantissima gente, quindi dovrebbe essere la procedura molto semplice. Ricordo ancora benissimo a Copenaghen che ho aspettato 20 minuti e sono arrivato in ritardo poi alla partenza. Qua è abbastanza banale e quindi adesso consegno la borsa. Oggi comunque correrò con le Puma, non le ho ancora provate, ho ovviamente provato il modello precedente, secondo me con queste scarpe si corre davvero forte. Credo che la quantità di gomma utilizzata, che comunque è superiore rispetto alle altre e comunque con un peso leggermente superiore, non lo so. Penso che a livello di velocità pura queste vadano moltissimo e spero che l'economia di corsa sia anch'essa eccezionale. Bon, direi che siamo pronti per consegnare la borsa, adesso faccio un piccolo riscaldamento anche se secondo me non è così necessario e poi andiamo alla partenza. Devo ammettere, le sensazioni sono buone, mancano 20 minuti alla gara, però comunque l'idea che mi sono fatto è che la devo correre in progressione, anche perché penso che non ne valga la pena di esagerare. Poi però spero di non farmi prendere, però quello non lo decido io. Voi ragazzi che gara fate? 30. 30, siete pronti? Massimiliani. Sei pronto? Prontissimo. Che scarpe usi? Vaporfly 3, appena prese. Proviamo un po', vediamo come sono. Ottimo, ottimo, buona gara. Altrettanto.
Siamo pronti per partire. Adesso in realtà mi dovrei togliere la maglietta perché comunque fa abbastanza caldo, però vediamo un attimo, non c'è tantissima gente, quindi se parte addirittura davanti, cosa che non mi succede più frequentemente. Siamo partiti correndo abbastanza easy, dai, però 42 così sarà un po' dura. Comunque ci sono anche quelli dei 10, dei 21, quindi sarò un po' accompagnato, dai. 10 in 34 e 44, però adesso rallento un attimo, non c'è nessuno, quindi è abbastanza difficile. Sto superando quelli che fanno, penso, la 10, ma io è già il mio secondo giro. Mi ha appena superato un ragazzo che sta correndo la mezza. Io ho rallentato un attimo, ma non c'è più nessuno. Siamo al 12esimo. Al 21, sotto l'ora 14. Buono, dai. Comunque sto correndo da solo, quindi non è il massimo. Sono terzo, dicono. Cerco di risparmiarmi un attimo. Epic fail, pensavo di fare 2 ore 29. Infatti c'era scritto pure sul pettorale. Ma ho fatto 2 ore 31. Come è andata la gara? Bene, bene. L'importante è che sia andata bene a voi. Poi, se voi siete contenti, ne siamo contenti. Venire qua si corre veloci, tutto pari, quindi è sempre una bella gara. Poi negli ultimi anni siamo sempre stati baciati dal sole, quindi venire qua è un assaggio di primavera. Vado a prendere la medaglia, grazie. Prego. Non sei molto contenta, comunque... C'è caldo, infatti, ma come ti sei vestita? Però la medaglia è molto, molto carina, probabilmente una delle migliori che ho mai visto. Non la mangio perché è di marmo. Stiamo aspettando la premiazione, ci vorrà pochissimo. Comunque mi vorrei bere un coffee, però adesso aspettiamo un attimo, vediamo come si svilupperà. Le altre. Molti atleti oggi qui a Carrara, 3 sono, verranno premiati 35 secondi alla terza posizione per San Marco. 1, 2 ore, 30 e 17, Milani Massimo! Poi anche il primo azzurro di oggi, eh! Alla seconda posizione! Grazie, Lucchi, grazie mille! Eccolo qua, corre per GS la Chiara Carfagnana, Jean-Baptiste Simuchecca! Ciao, ciao, bravo! 2 ore, 23 e 27 per Atleti Club Alteria e Jamali Khalid! E questo signore signore del podio, un attimo per Marathon, Giovanni Calite, Simuchecca Giambattiste e Milani Massimiliano. Adesso vado a vedere cosa c'è al ristoro. Non è che abbia molta fame, però poi invece si va assolutamente a mangiare pesce da qualche parte a un ristorante che è già stato prenotato. Volevo andare in uno stellato, però il mio amico non so se mi porterà lì. Dai, il lungo è andato assolutamente bene, ho fatto anzi meglio di quello che pensassi. Alla fine 2 ore e 30 e qualche secondo, quindi secondo me tra qualche settimana ci saranno altre gare che gestirò e registrerò. Voi nel frattempo stay strong, keep running, e ci vediamo alla prossima, e ovviamente seguitemi, io vado a dare da mangiare al coniglio. Ciao, alla prossima.